stesso passaggio per arrivare qua. Ricordatevi questa presa, perché nel kata è importante, perché spiega un principio, ma è un principio che esiste poi in combattimento, nel randori, in tutte le azioni di Shinoda. Non si va a prendere direttamente un judoka, come abbiamo visto prima in alcuni regimi. Prima si tende a questo, poi, perché così il contatto resta ben fatto. Il problema qua è lo stesso. Prima questo lavoro, poi sistemo la mano sinistra. Questa volta vado in fondo però. Ok? Non resto un po' più indietro, ma vado in fondo. La mano destra, palmo in alto, tutti e due i pollici sono all'esterno. E da qui mi porto in avanti e strangolo in Jaku Jujijin. L'azione di Jaku Jujijin è composta da due movimenti. Uno è quello di chiudere, e l'altro è quello di chiudere anche i polsi. Chiudo i gomiti e nello stesso tempo ruoto gli avambracci. Se tra le due mani c'è questa distanza dove c'è il suo collo, girando i polsi vado a chiudere. Ok, chiaramente qui non ci arriverò mai, però questa azione qui rinforza ulteriormente l'azione di Shinoda. Perciò uno, due, prima azione di tirare con le braccia, la seconda di ruotare i polsi. Perciò prima tirate e poi ruotate. Il tipo che ha scritto per quelli di sera era uno specialista di Jaku Jujijin e riusciva a strangolare senza chiudere, senza la prima parte, ma quando la gente si difendeva, gli spingeva i gomiti, strangolava ruotando soltanto gli avambracci. Quello che vi ho detto prima, invece di fare le due cose assieme, se gli bloccavano l'azione delle braccia, da qui strangolava facendo solo questo. Ok? Allora adesso provate. 1, 2. E ruotate soltanto a questo modo. Forza!